Siamo di incontrare la Presidente, noi siamo di contadisti nei giorni del vertice Italia-Africa e sono lieto di questo nuovo incontro che dimostra come siano intense le nostre relazioni e i nostri rapporti di collaborazione. Domani che ieri sia il lavoro, avrei tutto il giorno la salerno. La Polizia di Stato ha individuato un deposito clandestino contenente oltre 2.500 kg di fuochi d'artificio, situato in un garage all'interno di un condominio nei pressi di Piazza Risorgimento, a Catania. L'operazione rientra in un piano di controllo intensificato disposto dal questore per contrastare il traffico illegale di materiali esplosivi in vista delle festività natalizie. L'intervento è stato condotto dalla squadra amministrativa della divisione PAS, che grazie a una complessa attività investigativa, comprensiva di appostamenti mirati, ha scoperto l'ingente quantità di materiale esplosivo, immagazzinato in scatoloni accatastati in modo altamente pericoloso e in violazione delle norme di sicurezza. Tale condizione rappresentava un serio rischio per l'incolumità pubblica. In totale, sono state sequestrate 2,5 tonnellate di fuochi artificiali, successivamente affidate a una ditta specializzata per la gestione di materiali esplosivi. Gli agenti hanno identificato e denunciato due uomini di 52 e 66 anni, entrambi residenti a Catania, ritenuti responsabili della gestione del deposito illegale. Le indagini proseguono per accertare la provenienza del materiale e identificare eventuali ulteriori responsabili. Questa operazione si inserisce nell'ambito delle iniziative della Questura di Catania per contrastare il commercio e la detenzione illecita di materiali esplosivi, con un impegno rivolto anche alla prevenzione, attraverso campagne di sensibilizzazione nelle scuole per promuovere il rispetto delle norme a tutela della sicurezza collettiva. Verso mezzanotte i carabinieri hanno scorto un uomo che sostava nei pressi di Piazza Alcalae, coprendosi la testa col cappuccio della felpa. Si guardava intorno, come in attesa di qualcuno. Insospettiti, i carabinieri hanno deciso di sottoporlo a un controllo ma lui, accortosi della loro presenza, ha subito afferrato dallo zaino una busta in plastica e l'ha ingoiata, non riuscendo, però, a deglutirla. I militari dell'arma, che l'hanno visto diventare paonazzo, sono intervenuti immediatamente e, grazie alla tecnica salvavita di primo soccorso che si utilizza in caso di ostruzione delle vie respiratorie, sono riusciti a fargli espellere la busta, che conteneva più di 10 grammi tra chetamina, cocaina rosa e MDMA. Quel gesto sconsiderato, che avrebbe potuto costargli la vita, è stato ovviamente seguito da una perquisizione durante la quale, nella tasca dei suoi jeans, gli investigatori hanno recuperato 1.700 euro e le chiavi di un Alfa Romeo. Nonostante dalle prove raccolte fosse ormai chiaro che il 42enne spacciasse droga, lui ha tentato di sviare l'attività dei carabinieri, raccontando che l'Alfa Romeo era sì la sua ma non era parcheggiata nei paraggi bensì a Messina. Nel veicolo, gli investigatori hanno trovato un mazzo di chiavi che hanno portato con sé per la perquisizione, e che ha consentito loro di aprire la porta di un appartamento nel quale hanno scovato molte altre dosi di ecstasy, chetamina e cocaina rosa, per un peso di 400 grammi. L'uomo è stato, perciò, arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto, ristretto presso il carcere di Catania Piazza Lanza, mentre tutte le sostanze e il denaro ritrovati sono stati sequestrati.
aveva ideato un sistema ingegnoso per eliminare la droga gettandola nel water e recuperarla successivamente attraverso un pozzetto realizzato all'interno dell'abitazione. Tuttavia, il piano è stato smascherato dalla polizia di Stato durante le operazioni di contrasto allo spaccio di droga in città. Protagonista della vicenda è un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, arrestato dagli agenti della squadra volanti. L'intervento è avvenuto nel quartiere Picanello, durante un controllo del territorio. I poliziotti si sono insospettiti osservando un insolito viavai davanti all'abitazione del pregiudicato. Decisi a verificare la situazione, hanno bussato alla porta. All'interno, hanno percepito chiaramente il rumore dello sciacquone e, una volta entrati, un forte odore di marijuana. Seguendo le tracce d'acqua sul pavimento, gli agenti sono giunti in lavanderia, dove hanno notato una botola sospetta al centro della stanza. Sollevandola, hanno scoperto un pozzetto nero progettato per recuperare la droga gettata nel water. Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto 450 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, parte dei quali ancora sigillati, ma ormai contaminati dai liquami. Al termine dell'operazione, l'uomo è stato arrestato, disposta alla custodia cautelare in carcere. Un lunghissimo weekend, iniziato sabato mattina con i più grandi, sabato pomeriggio con grandi ragazzini e adesso proprio con i piccoli. In attesa della manifestazione più impegnativa da quel punto di vista dello sforzo fisico di domenica 15 dicembre in occasione della 43esima Coppa Natale Giudizio Xain. Sì, è stato un anno bellissimo, ricco di soddisfazioni in Italia e all'estero. Abbiamo partecipato al campionato regionale italiano, Coppa Italia, Open d'Italia, dove abbiamo vinto sempre ciò che c'era da vincere nel duo sista, nel duo show e nella classifica generale. Abbiamo partecipato a degli Open internazionali a Maribor, Slovenia, Vienna, Spagna, Madrid e Anversa per il secondo anno di fila come Maribor. Anche lì tanti risultati, ma l'evento più grande è stata la qualificazione di metà luglio a Ostia, al Centro Olimpico, che ci ha consentito di portare 8 coppie nel duo system e 13 coppie nel duo show ai mondiali di Heraklion Creta dal 22 di ottobre al 4 di novembre. Ti ho chiamata 3 volte, mi puoi rispondere per favore? Ci dobbiamo vedere, ti devo parlare. Te l'ho detto 1000 volte che non mi piace che esci da sola. Sono passato sotto casa tua e le luci sospente. Con chi stai? Martina, mi puoi rispondere? Lo sai che succede se perdo la pazienza, eh? Va bene, t'aspetto sotto casa. Tanto rientri prima o poi. Mi chiamo Martina. Ho bisogno di aiuto. Sei Martina? Sì. Le previsioni meteo per martedì 26 novembre di Globus Television. Martedì, alta pressione sulla regione. Giornata con generali condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente sereno e limpido su tutto il territorio. Temperature massime in aumento fino a 21 gradi, minime generalmente stazionarie ovunque.